Terza corsa del pomeriggio, premio Mirto KS. Oggi le corse sono tutte intitolate a cavalli della gloriosa scuderia Kira, tutti allievi di Nello Bellei, il papà di Enrico. Questo è il premio Mirto KS della prova del pomeriggio riservata ai gentlemen con cavalli di 3 anni. Non vincitori, 3.000 euro in carriera. Con l'1 Diamond Wiselle, Carlotta D'Agostino, il 2 Danubio Olze, Leonardo Vastano, il 3 Duca Dan, il 4 Donna Anna, il 5 DCAOP, il 6 Diamante Man, il 7 Derby Mail. Questa è la prima fila, la seconda fila per Digger Oro con l'8 e per il 9 di Dickens. Non si allinea con gli altri il 7 di Derby Mail, sembra partire con cautela anche Diamante Man al 6 e parte piano anche Duca Dan col 3. Allo stacco della macchina emergono in lotta Donna Anna e DCAOP con quest'ultimo che scavalca facilmente l'avversaria. DCAOP dunque leader su Donna Anna, avanza ora Diamante Man che si è messo sulle gambe ma viene contrastato da Danubio Olze che lo anticipa con decisione per andare ad impegnare il leader. Quindi c'è Diamond Wiselle con vicino Dickens a precedere Duca Dan e poi a chiudere Digger Oro e Derby Mail. Quarto iniziale in 29 e mezzo con Danubio Olze all'attacco di DCAOP che replica. Ciro Ciccarelli che si oppone a Leonardo Vastano, sbaglia Diamante Man. Secondo in corda c'è Donna Anna, al lato della quale cerca di progredire Dickens. Diamond Wiselle, spettatrice interessata, in quinta posizione, terza alla corda. Poi Duca Dan, più indietro Derby Mail e Digger Oro. Prosegue la lotta tra DCAOP, Ciro Ciccarelli e Danubio Olze con Leonardo Vastano. Si avvicina Dickens nella scia di Danubio Olze, avendo all'interno sempre Donna Anna. Quindi Diamond Wiselle, Derby Mail che affianca Duca Dan. Frazione ora in 15.1 e primo chilometro in 1.16.3 con DCAOP e Danubio Olze alle prese. Dickens che si affaccia in terza ruota. Quindi Diamond Wiselle che supera Donna Anna. Difende la posizione DCAOP da Danubio Olze che viene aggirato da Dickens mentre sbaglia Diamond Wiselle, poi Duca Dan e Derby Mail che è in gran recupero dalla retroguardia. Dickens insiste, sta passando su DCAOP, poi sta finendo forte però Derby Mail superando Duca Dan e Danubio Olze. In vantaggio Dickens deve guardarsi dalla gran rincorsa di Derby Mail, ma si è messo in salvo Dickens e Vincenzo Petrella che concludono davanti a Derby Mail e DCAOP per un arrivo che numericamente dice 9-7-5 con la chiara affermazione di Dickens, Vincenzo Petrella, Enrico Maisto al training, Antonio in proda ai colori con il figlio di Varenne e Imanbi. 2-3 sul mio cronometro, significa media di 1.16.9 per Dickens che era al rientro ma seguito in scia da Danubio Olze. Terza ruota finale e facile sopravvento in retta d'arrivo, inseguito molto bene da Derby Mail che era partito lentamente ma ha recuperato assai bene nella parte finale di gara. DCAOP ha condotto praticamente dal via ed è rimasto al terzo posto. 9-7-5 è la linea che può tornare allo studio.